Palazzetto dello Sport quasi pronto per la fruizione, sarà consegnato a breve alla cittadinanza allora. Ma assolutamente sì, io voglio fare un po' la cronostoria di questa opera che fu progettata nel 2000 con i fondi della Protezione Civile e che in qualche modo serviva come centro di raccolta in caso di calamità naturali. Sostanzialmente funzionerà pure come palazzetto dello sport, per consentire in qualche modo alle società locali che si occupano di sport di poterne usufruire. Ma la cosa importante è che in consiglio comunale andremo ad approvare il regolamento sulla fruizione appunto del pallone tensiostatico in modo da regolamentare le entrate, diciamo, delle società sportive e da renderlo fruibile per chi volesse, con un apposito regolamento che sarà pubblicato, sarà in qualche modo deliberato dal Consiglio Comunale, per chi volesse in qualche modo partecipare all'interno del pallone tensiostatico alle attività sportive. Dopo l'approvazione allora in Consiglio Comunale del regolamento potrà essere già utilizzato o ci sarà passata la parola? No, assolutamente sì, potrà essere utilizzato facendo delle apposite richieste e vagliando con l'amministrazione. Abbiamo diverse ipotesi di gestione, o la gestione diretta da parte dell'ente, da parte del nostro comune, o l'affidamento a terzi del pallone tensiostatico. Queste poi saranno scelte politiche che prenderà l'amministrazione, se diciamo in qualche modo gestirlo noi in prima persona, oppure dare un affidamento a terzi. Ma comunque dopo il passaggio in consiglio comunale di questo regolamento, la struttura sarà totalmente fruibile.